Vedremo se magari sui social diventerà virale, come sono diventate virali anche le esultanze, ovviamente, dei VIP o degli cosiddetti influencer. Partirei dal grandissimo ormai Cristiano Malgioglio, che si è dato al calcio anche lui per la nazionale, accostato nei giorni scorsi con dei meme divertenti alla regina Elisabetta, anche lui vestito a modino, e quindi lui ha voluto ringraziare tutti e prendersi parte del merito proprio perché per aver portato fortuna. Sentite cosa dice. Ma ragazzi, ma che meraviglia, adoro. Abbiamo vinto, bellissima partita, grazie a tutti coloro che mi hanno messo vicino alla regina Elisabetta, avete portato fortuna, bravo, grazie ragazzi, è stato un mondaggio veramente di buona fortuna. Fabio, adoro, secondo me, viva la Malgi, e vai. Secondo me, come Superman e Clark Kent, è Ciriaco De Mita che diventa Malgioglio e viceversa. Entra in questo corpo. È stata una grande vindoria ieri sera. Vittoria, ma un'altra esultanza pacata, molto pacata. Maria Teresa Ruta, vai Maria. Vai. Vicini. Adesso si scoppia, sentila. Questo è un cane che abbaia. Ma cos'è? Per la dignità faremo un'altra volta, dai. Sì. Sempre prendendo in giro il povero piccolo George, ci hanno pensato anche i mitici Ferragnez, ovviamente puntando la telecamerina sul loro leone Ferragnez, possiamo chiamarlo così, che commenta quanto accaduto. Sentite Fedez, vai. Amore, un messaggio per il principino George. Vai. Cosa vuoi dirgli? No, fair play, Cosa un pernacchione di leone, stato facendo il pernacchione, ma il mitico il principe d'Italia, insomma. Il mille voci Leo Fiaschi, c'è anche lui, vai. Paccato anche Leo. Sono io. Campioni del mondo, Beppe. No, che del campioni d'Europa, no. Beppe. Campioni d'Europa, Beppe. Ah, Europa. Stavi bene ieri sera il Leo, eh? Ah, ma non ricordavo di averlo messo. Eri tu. E allora un'ultima esultanza da tutta la banda di R101. Forza Italia! La banda di R101. La banda di R101.